Tutto ciò che abbiamo, tutto ciò che ci viene dato è un minuto di silenzio per riflettere su questo tema, ma è inutile riflettere su questi temi se non ci vengono forniti gli strumenti per affrontarli. E noi non abbiamo intenzione di stare zitte, noi vogliamo parlarne, vogliamo che nelle nostre classi vengano fatte formazioni al riguardo, vogliamo un'educazione sessuale vera, non con sbirri e avvocati come propone il nostro ministro Valdiani. Ciao a tutti, ciao a tutti, siamo tantissime e siamo arrabbiatissime in questa piazza oggi. Siamo arrabbiate perché non ne possiamo più di questa violenza patriarcale che ogni giorno ci uccide. Oggi è una giornata che internazionalmente vuole ricordare e commemorare tutte le vittime di femminicidio, tutte le vittime di violenza transfobica. L'Italia è al primo posto in Europa per la violenza transfobica, è al primo posto per i femminicidi. La violenza transfobica è una violenza pervasiva, così come la violenza di genere, lo sappiamo bene, non è solo violenza fisica, è violenza psicologica, è violenza economica, la viviamo nelle scuole, nelle università, la viviamo nei luoghi di lavoro, la viviamo per strada. E sappiamo bene che la violenza transfobica ha la stessa matrice, la stessa matrice della violenza di genere. E quindi per noi oggi è impensabile essere in piazza senza parlare di violenza di genere, di violenza machista, senza parlare del femminicidio di Giulia. La stessa matrice è il patriarcato, diamogli il proprio nome, è il patriarcato, è la cultura patriarcale, è la cultura dello stupro. È la cultura dello stupro che opprime, reprime, sottomette le donne. È una violenza istituzionale, è una violenza istituzionalizzata. Viviamo ovunque, è sistemica. E la stessa matrice è anche la matrice della violenza coloniale, perché viviamo in una società capitalista, viviamo in una società che è capitalista, patriarcale e coloniale. E per questo per noi è impensabile scendere in piazza oggi senza ricordare ciò che sta succedendo in Palestina. In Palestina sta avvenendo un genocidio che ha la stessa matrice di tutti i femminicidi e i transicidi che viviamo qua, che viviamo in tutto il mondo. Ed è per questo che siamo arrabbiate e oggi lo urleremo, non faremo silenzio, noi faremo un rumore. E siamo arrabbiate perché non ne possiamo più di vivere un'università patriarcale in cui il sapere patriarcale e che non ci insegna a ricostruirci. Non ne possiamo più di vivere istituzioni e di vivere un governo che si sciacqua la bocca con parole di vicinanza dopo che continua a perpetrare politiche patriarcali e liberticide nei confronti di tutte le soggettività non conformi, nei confronti di tutti quei corpi che non sono maschi, etero, cis e bianchi. Ed è per questo che siamo arrabbiate, e sì,